test è stato per il suo Perugia quello di oggi? Quali sono le obiettivi del termine e che tappa è nella sua carriera? Mazza, va bene, è stato un bel test, per non staccare troppo. In passato abbiamo avuto problemi quando abbiamo staccato per 2 o 3 settimane e poi per riattaccare facciamo un po' di fatica. Fare amichevole di questo livello aiutano a stare concentrati e a non avere grandi cali. Contro Frosinone organizzato bene, già ero stato qui a vedere la partita con la Sampdoria, ho visto qualche altra partita. Una squadra al Frosinone che sta crescendo molto e sta andando avanti per me, per la sua strada. Carriera, qui a settimane andiamo. Carriera allenatore a settimane. Stasettimana è andata. No, scherzo, è una grande opportunità. La vivo come una grandissima opportunità. Ho avuto la fortuna di avere una B di lusso come il Perugia, con grandi ambizioni, grande storia. E per l'inizio credo che sia perfetta. Buonasera. Mister, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo chiederle, visto che comunque domenica ci sarà una partita importante che sicuramente rievocherà dei ricordi importanti nella sua mente, ci sarà Lazio Milan, volevo Per chi chiederle fa il se tifo? No, perché ogni anno me la fanno questa. partita e cosa ne pensa di queste due squadre e soprattutto anche dello scontro che ci sarà fra Inzaghi e Gattuso, due allenatori che comunque lei conosce molto bene. Ma sicuramente sono due squadre su per giù. Vabbè, prima cosa si contendono un posto prestigioso in classifica, che è l'accesso alla Champions League, perciò credo che ci sia in palio molto. Soprattutto, vabbè, la Lazio ci è andata vicino l'anno scorso, ma anche per il Milan. Milan, tutti questi anni senza Champions, conoscendo l'ambiente Milan, non è facile. È un pezzo per il Milan troppo importante. La partecipazione alla Champions, fa parte del DNA della società. E la Lazio l'anno scorso ci è andata talmente vicina che quest'anno ci deve riprovare per forza. Credo che sarà una partita equilibrata contro due squadre su per giù. Io le metto sullo stesso livello. Visto che comunque me l'aveva anticipato lei. E ogni anno rispondo uguale, per nessuno. Ho giocato a tutte e due le parti, sempre le stesse cose. Gattuso Inzaghi? Gattuso e Inzaghi, persone diverse, molto diverse. Lo conosci da giocatore, ma quando uno diventa allenatore cambia totalmente. Tranne Rino non è cambiato. Mentre Simone l'ho visto l'altro giorno a Coverciano e devo dire che è cambiato molto. Ascolti, che informazioni ha avuto dai giocatori che fino adesso non ha usato nel campionato tipo Bordin, lo stesso Sgarbi e poi come ha visto questa formazione che abbiamo in questo momento contro Frosinone, è apparsa molto in crescita, fa ben sperare per il Benevento. Ma volevamo dire sì, dai, perché abbiamo fatto le ultime 3 partite e abbiamo messo sempre gli stessi giocatori, perciò dobbiamo coinvolgere tutti, perché poi abbiamo bisogno di tutti fino a fine anno e poi vedere a che punto stavano. Dopo che salti 3 partite, anche fisicamente, magari sei un po' indietro. E invece devo dire che oggi mi sono piaciuti. I giocatori che hanno giocato meno sono andati da fare, hanno fatto quello che devono fare, mettere dubbi all'allenatore per la prossima settimana. Anne ancora non è in campo. Benevento a questo punto per Per me è rivederlo difficile. Per me è difficile a Benevento. Io ancora in campo non l'ho visto. L'ho visto tutti i giorni, lo vedo, ci parlo, ancora fa differenziato, ma ancora deve fare un allenamento con la squadra. Perciò dal giorno che farà il primo allenamento con noi inizierò a capire quando metterlo o no. Ci siamo? grazie, Grazie a tutti, arrivederci.